Bentrovati, care ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo su Meglio di Niente Radio, sulla rubrica Libertà di pensiero, ideata e condotta da Antonello Zedda, e siamo anche su Divini Canti, spazio dedicato alla lettura della commedia di Dante Alighieri. La pietà e la tristezza, suscitate dal racconto di Francesca, fanno stramazzare al suolo il pellegrino Dante, perde i sensi e cade a terra. Lo ritroviamo nel terzo cerchio, davanti a nuovi tormenti e nuovi tormentati. Siamo nel cerchio dei golosi, martoriati da una pioggia battente, maledetta, fredda e mista di grandine grossa, di acqua torbida e di neve, immutabile per ritmo e per qualità, atrocemente monotona. La terra, imbevuta di questa roba, puzza. Ecco per la prima volta il senso dell'olfatto che si manifesta. E quanto più aumentano le pene, tanto più si fa sentire il puzzo che l'abisso profondo esala. L'associazione fogna-peccato diventa fortissima, come vedremo poi nel canto undicesimo, al punto da toccare il registro comico. I golosi si rotolano nella melma e incontriamo il terzo diavolo dell'inferno dopo Caronte, Minosse, Cerbero. Latra caninamente con tre gole, graffia le anime, le scuoie le trincia. E come cani urlano quei poveretti. Nell'Ade di Virgilio, Cerbero controlla le operazioni di sbarco delle anime e la Sibilla, per placare le sue furie alla vista di Enea sbarcato in carne ed ossa nel regno dei morti, gli getta una focaccia impastata di miele e di erbe soporifere. Così Cerbero si addormenta. Ma che razza di mostro è? Nelle favole antiche è un essere a base canina con una criniera di serpenti e una pluralità di teste, da 3 a 50 teste. Poi Dante lo descrive così: occhi iniettati di sangue, barba unta e lercia, mani unghiate, facce imbrattate. Con ferocia si avventa golosamente sui dannati come su un pasto ghiotto, abbaiando e smaniando. Per ammansirlo, Virgilio gli getta in bocca due pugna, cioè pugni di sabbia. Abbiamo qui, al di là della mostruosità della situazione, una bellissima rima equivoca, come udirete poi nella lettura. Una rima, cioè tra parole uguali ma con diverso significato. Pugna, plurale di pugno, e pugna nel senso di pugnare, combattere. Questa rima è a sua volta inserita in un sistema fonologico di rime tipico dei poeti siciliani e dei loro adepti tosco-emiliani, sistema nel quale la O è assimilata alla U, dunque agogna diviene agugna e fa rima quindi con pugna. Manifestazione straordinaria della freschezza, anche un poco asprigna e selvatica, della lingua della commedia, la cui energia vocale è spillata da quasi tutte le parlate d'Italia. Cerbero esce di campo. Le anime spossate dalla pioggia sono ridotte a un tappeto così fitto che Dante e Virgilio sono costretti a calpestarle. Ecco qui uno dei problemi più enigmatici della commedia, la consistenza delle ombre dei dannati. Ne sapremo qualcosa di più preciso sulla penultima balza del Purgatorio. Al passaggio dei due, una delle anime impastate nella melma puzzolente interpella Dante. O tu che ti lasci guidare per questo inferno, prova a riconoscermi. Tu sei venuto al mondo prima che io me ne andassi. Dante però non lo riconosce. L'angoscia che hai dipinta nel volto mi impedisce di riconoscerti, gli dice. Ma dimmi chi tu sei. E il dannato risponde: la tua città, che ora trabocca d'odio, mi ospitò per il tempo della vita. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco. Per il pernicioso peccato della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco, mi macero. Chi fosse precisamente questa figura? È difficile sapere dalle fonti storiche, ma è sicuramente lo stesso Ciacco di cui ci racconta Boccaccio nella nona giornata del Decamerone. Uomo dato tutto al vizio della gola, tanto che se chiamato a mangiare v'andava e similmente se invitato non era. Fuori di questo egli era un costumato uomo ed eloquente ed affabile di buon sentimento. Insomma, un grande gourmand.
e uno sbaffatore emerito, come lo definisce Vittorio Sermonti. Dante, da buon cristiano, coltiva i valori simbolici della mensa, intitola Convivio, il trattato in cui distribuisce agli illetterati le sue laboriose cognizioni, quasi briciole e molliche del pane degli angeli. Ciò che condanna però fermamente nei golosi è il loro egoismo viscerale, impudico e smodato. E per bocca d'un ghiottone fiorentino, abbrutito nella melma, Dante ci parla dell'abbrutimento di Firenze, la sua città. Con la stessa ansiosa cortesia con cui aveva interpellato Francesca, Dante interroga Ciacco ponendo tre domande. La prima, dove andranno a parare i cittadini della città partita, cioè divisa, spaccata a metà? La seconda, se lì c'è ancora qualche persona giusta. E la terza domanda, per quale motivo Firenze è afflitta da tanta discordia? Ciacco risponde genericamente alla seconda e alla terza domanda. I giusti, dice, sono soltanto due, rari allora come al tempo d'oggi, ma nessuno li ascolta. E le ragioni della discordia sono la superbia, l'invidia e l'avarizia. La risposta poi alla terza domanda sul destino di Firenze è la prima delle funeste profezie che i defunti faranno al pellegrino Dante, sibillina e retroattiva come le altre, anche perché le facoltà divinatorie attribuite da Dante ai suoi interlocutori non possono esercitarsi su eventi intercorsi dopo l'inizio della scrittura della commedia. Ma quando ha messo mano alla commedia? Non si sa precisamente, la tradizione suggerisce intorno al 1306 e il 1307. Dal 1280, comunque, due opposte fazioni dei Guelfi divide Firenze: i Cerchi, la parte selvaggia che viene dal contado, e i Donati, l'elite aristocratica cittadina. E sul finire del secolo, dunque, i bianchi e i neri sono ancora lì a contendersi il governo di Firenze, la più ricca tra le città d'Europa, con il suo fiorino d'oro, la moneta chiave dei pagamenti internazionali e, diciamo, con la sua sovranità monetaria, tema che ci fa sospirare nella nostra attualità e non poco. Come osserva Vittorio Sermonti, la borghesia emergente fiorentina è all'epoca quasi tutta di parte guelfa e in prevalenza i fiorentini sono gli esattori di tributi e di crediti della Chiesa nell'universo cristiano. In altre parole, industrie e traffici della città prosperano irrorati dai flussi benefici della finanza dei papi. E non è per niente facile distinguere fra le posizioni dei due partiti guelfi, partiti dalle caratteristiche estremamente ambigue. Intraprendenti e senza troppi scrupoli civici, i Guelfi neri, i Donati, sono disposti a concedere spazio nella gestione del comune all'invadenza del Papa o di chi per esso, italiano o straniero che sia, mentre i Guelfi bianchi, piuttosto conservatori, abbastanza gelosi dell'autonomia delle istituzioni cittadine, sollevano riserve sulla subordinazione assoluta del potere temporale a quello spirituale, tanto da incorrere a volte nella presunzione di ghibellineria. Dante può entrare in politica nel 1295 grazie agli ordinamenti di giustizia promulgati da Giano della Bella, che consentono l'accesso alle cariche pubbliche anche ad aristocratici spiantati come il nostro poeta, purché si iscrivano ad un'arte, cioè una specie di sindacato di categoria. Dante si era iscritto all'arte dei medici e degli speziali. Politicamente non fu un personaggio di rilievo, salvo nel bimestre in cui sedette nel Consiglio dei Priori delle Arti, una specie di suprema magistratura fiorentina, e mise bocca, non l'avesse mai fatto. Nel giugno del 1300, dopo una rissa sanguinosa tra le due fazioni, Dante si adopera a spedire al bando i responsabili delle due parti. Equità che gli vale il rancore dei nemici e la diffidenza degli amici. In autunno Papa Bonifacio VIII
Per mettere fine alle discordie intestine, ricorre ad un mediatore straniero. Nomina Carlo di Valois, fratello perdigiorno di Re Filippo il Bello di Francia, paciaro in Toscana. Ma sappiamo come andrà a finire, nel senso che lo straniero cercherà, come sempre nella storia d'Italia, soltanto di trarre un grande profitto dall'invasione, sostenuto in questo dai traditori dell'interesse cittadino e patrio. Intanto a Firenze, dopo aver scoperto una trama sovversiva di donati, i cerchi, la parte selvaggia, caccia l'altra fazione con molta offensione. Si decide comunque di mandare a Roma una delegazione per rassicurare il Papa. Dante vi partecipa, ma nel frattempo Carlo di Valois è entrato a Firenze e puntualmente viola i patti. Anziché promuovere la pace, promulga leggi aspre e forti, esige tributi e i francesi non battono ciglio quando i donateschi, rientrati ancora una volta in città, saccheggiano, violentano e uccidono. I neri, insediati oramai in tutti gli uffici pubblici con la copertura dei francesi, espellono dalla città tutti gli esponenti bianchi e più di 600 uomini andranno stentando per lo mondo chi di qua, chi di là, come racconta il grande cronista fiorentino Dino Compagni. Tra questi 600 anche il nostro poeta Dante. Ciacco si tace. E Dante lo incalza perché vuol sapere che fine hanno fatto certi eminenti personaggi della Firenze del passato prossimo, Ghibellini o Guelfi che fossero, come Farinata, Tegghiaio, Jacopo Rusticucci, Arrigo e Mosca. Ehi, son fra l'anime più nere, risponde Ciacco, scendi ancora e vedrai che li incontri. Infatti, tranne Arrigo, li incontreremo tutti nei cerchi del basso inferno. Dante poeta, tramite Ciacco ci fa sapere che presso la Corte Suprema di Dio i nobili e appassionati giudizi politici del cittadino Dante Alighieri lasciano il tempo che trovano. I giudizi dei mortali saranno insignificanti quando verrà la nemica potestà, cioè Cristo. Incredibile l'uscita di scena di Ciacco, che chiude secco il suo parlare. Più non ti dico e più non ti rispondo. Storce gli occhi, sbircia l'amico ancora un attimo di sbieco, abbassa la testa e dietro il peso della testa ripiomba Bocconi nel fango che lo acceca al par degli altri ciechi. E Virgilio prende la parola. Questo non si alzerà più fino allo squillo della tromba quando arriverà la nemica podestà, cioè Cristo. E Dante chiede se i tormenti dei dannati diminuiranno o rimarranno pungenti dopo il giudizio finale. Virgilio risponde esortandolo ad appellarsi all'esercizio della ragione, seguendo la dottrina di Aristotele e di Tommaso, ovvero la tua scienza, secondo la quale quanto più una cosa è perfetta, tanto più è sensibile alla gioia e al dolore. Dunque, queste anime sono comunque destinate ad essere meno imperfette dopo il giudizio. Intanto i due sono arrivati al punto dove il terzo cerchio digrada nel quarto, ed ecco che un nuovo mostro, gonfio e chioccio, spunta all'orizzonte. Pluto, il gran nemico. Al tornar della mente che si chiuse dinanzi alla pietà di due cognati, che di tristizia tutto mi confuse, novi tormenti e novi tormentati mi veggio intorno, come ch'io mi muova e ch'io mi volga e come che io guati. Io sono al terzo cerchio della piova eterna, maladetta, fredda e greve, regole e qualità mai non le innova. Grandine grossa, acqua tinta e neve, per l'aere tenebroso si riversa, pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa, con tre gole caninamente latra sovra la gente che quivi è sommersa, gli occhi a vermigli, la barba unta e atra, e il ventre largo e unghiate le mani, graffia gli spirti e di scoglie e di squatra.
Urlar li fa la pioggia come cani, dell'un de lati fanno all'altro schermo, volgonsi spesso i miseri profani. Quando ci scorse Cerbero il gran vermo, le bocche aperse e mostròcci le sanne, non avea membro che tenesse fermo. E il duca mio distese le sue spanne, prese la terra e con piene le pugna la gittò dentro alle bramose canne. Qual è quel cane che abbaiando agogna e si racqueta poi che il pasto morde, che solo a divorarlo intende pugna, cotai si fecer quelle facce lorde dello demonio Cerbero che introna l'anime sì ch'esser vorrebber sorde. Noi passavam su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavam le piante sovra lor vanità che par persona. Elle giacean per terra tutte quante, fuor d'una che a sedersi levò ratto che ella ci vide passarsi davante. O tu che sei per questo inferno tratto, mi disse, riconoscimi se sai, tu fosti prima che ho disfatto fatto. E io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuor della mia mente, sì che non par ch'i ti vedessi mai. Ma dimmi chi tu sei che in sì dolente loco sei messo e hai sì fatta pena che, s'altra in maggio, nulla è sì spiacente. Ed egli a me, la tua città che è piena d'invidia, che già trabocca il sacco, seco mi tenne in la vita serena. Voi cittadini mi chiamaste ciacco, per la dannosa colpa della gola, come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. E io, anima trista, non son sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fe parola. Io gli risposi, Ciacco, il tuo affanno mi pesa sì che a lagrimar mi invita. Ma dimmi se tu sai a che verranno i cittadini della città partita. Se alcun v'è giusto, e dimmi la cagione perché là tanta discordia assalita. E quelli a me, dopo lunga tencione, verranno al sangue la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testé piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che n'aonti. Giusti son due e non mi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville ch'hanno i cuori accesi. Qui puose fine al lagrimabil suono. E io a lui, ancor vo che m'insegni e che di più parlar mi facci dono. Farinata è il tegghiaio che for sì degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca e gli altri che a ben far puoser l'ingegni, dimmi ove sono e fa ch'io li conosca, che gran disio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o lo inferno li attosca. E quelli, ehi, son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo. Se tanto scendi, là i potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, piegoti che la mente altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. Gli diritti occhi torsi allora in biechi, guardammi un poco e poi chinò la testa, cadde con essa. Par degli altri ciechi. Il duca disse a me: più non si desta di qua dal suon dell'angelica tromba quando verrà la nemica podesta. Ciascun rivederà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Sì trapassammo per sozza mistura
dell'ombre e della pioggia, a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perché io dissi: Maestro, e sti tormenti cresceranno nei dopo la gran sentenza, o fier minori, o saranno sì cocenti. Ed egli a me: Ritorna a tua scienza, che vuol, quanto la cosa è più perfetta, più sente il bene, e così la doglienza. Tutto che questa gente maledetta in vera perfezione giammai non vada, di là più che di qua essere aspetta. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai chi non ridico, venimmo al punto dove si digrada. Quivi trovammo Pluto, il gran nemico.